Porto 1, il decimale si muove di 2 posti, divido per 7,5, x è 20, tolgo 32, sommo 5 alla nona, porto 1, sposto il decimale di altri 2 posti. Capisci cosa sta farfugliando Bly? Oggi a scuola ha una gara di matematica e ha passato tutta la notte a studiare. Bly, ti hai messo i croccantini proteici di Zoe nella mia ciotola! Se li mangiassi, comincerei ad abbaiare! E hai messo le mosche secche di Vinny dentro la mia ciotola, tesoro! Lo sai che sono allergica agli insetti? Va bene così? Oh, ciao, Blight! Non so se hai letto questo articolo. Dice che i servizi speciali usano spesso gli animali come agenti segreti. Non l'ho letto, è tardi. Devo scappare! Degli animali vengono usati come agenti segreti! I sogni si avverano quando senti che è dentro te. Avete sentito quello che ha detto la signora Twombly sugli animali usati come spie? Sapete una cosa? Tutte le spie si nascondono dietro a identità insospettabili. Quindi anch'io potrei essere una spia. Tu sei una spia! Sei una spia! Sei una spia! Sei una spia! Allora sei una spia? Certo che no! Lasciatemi in pace! Diciamo di spostare le operazioni con il tutto tranquillo che sembra. Buone notizie, ragazzi! C'è un nuovo ospite! Vi presento Scout Kerry! Fate amicizia! Molto bene! Credo che oggi sarà una giornata particolare! Allora, arco, seno, coseno, tangente, la radice quadrata di x è uguale... Oh, ai, che male! Biscuit, che cosa ci fate nell'aula di ripasso di matematica? Cioè, stiamo perdendo un sacco di tempo. Scontano il primo giorno di una settimana di punizione. Mandavano degli sms nell'ora di matematica. Ma non dovete preoccuparvi, non ci disturberanno. Dico bene, ragazze? Sì, certo. Bene, matematleti seduti. Cominceremo con qualcosa di facile e... via! Collanine e braccialetti scontati, costumi da bagno e infradito. Cioè, 15? Non ci posso credere, fa davvero 15! Va bene, altra equazione. Sapone e dentifricio, limette per unghie, creme solari, profumi scontati. Giusto, fa 23. Sì, 23! Le Biscuit hanno ragione, anche adesso, yummy! Le gemelle hanno indovinato il risultato di tutte le equazioni! Sono bravissime in matematica! Ecco! 9, 7, 6, 1, 6, 3, 7, no, 4! Oh, oh! Questo è un cortocircuito cerebrale. È già successo ad altri concorrenti. Non è grave, ma non potrà fare la gara. Sherman, subito in infermeria! 5, 4, 5! Dovremmo rinunciare alla gara di matematica. Io non saprei dove trovare un sostituto di Sherman in così poco tempo. Signora Mont, lo so io! Le gemelle Biscuit! Whitney e Britney? Loro non sono in grado di partecipare a questa gara e i voti dei compiti in classe lo dimostrano. Ma mi fa piacere che tu abbia il senso dell'umorismo. Yummy, so bene quello che ho sentito. Parlano in una specie di codice segreto per risolvere le equazioni. Le dobbiamo convincere a partecipare. Il gatto fissa la signora Twombly? Già, perché? Beh, io credo che potremmo, ecco, chiedere a lei perché la sta fissando. Oppure potremmo fare gli agenti di controspionaggio. Se permetti, mi presento. Sono Zampa di Velluto, morbida Zampa di Velluto. Forse stai aspettando un tuo collega? Vuoi la parola d'ordine? 008! Scotland Yard! Licenza d'uccidere! Zampa di Velluto, generale Aculeo, l'obiettivo non risponde. Ricevuto. Trapezista, a te! Mm.
Trapezista non è più operativa, non è più operativa! Trapezista non è più operativa? Bisognerà fare qualcosa! Che cosa avrà in mente quel gattaccio? È sempre più strano! Ora ho capito! Scout vuole attaccare la signora Twombly per spaventarla, in modo che abbia terrore di tutti gli animali e chiuda Little East Pet Shop! Questo può significare solo una cosa! Quel gatto è un agente segreto che sta lavorando per... il grande negozio della concorrenza! Sta ancora fissando la signora Twombly! Sentite anche voi questo rumore? È un piccolo motore o qualcosa di simile! Scout deve avere dei dispositivi da agente segreto da usare contro la signora Twombly. Sì, lanciamissili a testata atomica. Oppure un anello rotante ultrasonico su una zampa che emette impulsi magnetici che rompono il vetro. Un raggio laser in grado di incendiare un cavo dell'alta tensione fino a 23 metri e anche di sostenere il peso di un piccolo animale domestico. Oppure soltanto un lanciamissili. Bene, di qualsiasi cosa si tratti, dobbiamo neutralizzarla. Ti senti pronta per questa difficile missione, agente 005? Non potresti essere in zampe migliori, Russell. Ah, adoro questo genere di avventure! Le spie sono così glamour! Perfetto. Agente 006 e tre quarti? È il mio nome da agente segreto e anche la taglia del mio cappello. Perfetto. Mentre l'agente 005 tiene occupato Scout, l'agente 006 e tre quarti dovrà impadronirsi del dispositivo segreto. Avete capito tutti? Scusa, mi hai detto qualcosa? Perfetto. Ciao, Scout, cara. Volevo farti vedere il mio affascinante look. Non trovi che sia stupendo? Sì, forse è un tantino aderente, ma permette di muoversi senza alcuna difficoltà. Volevo dire, hai mai visto qualcosa di così elegante? E guarda, i miei stivaletti sono personalizzati, come tutto il resto. Ma quello che preferisco è senza dubbio la collana. Guarda come mi incornicio al collo e rende la mia pelliccia così splendente, brillante e radiosa. E ti hanno mai detto quanto sei carina quando stai per attaccare qualcuno? È molto divertente chiacchierare con te, dovremmo farlo più spesso. I miei peluche parlano di più di quella palla di pelo. E allora, Russell, cosa possiamo fare adesso? Beh, adesso potremmo tentare qualcosa di molto più pericoloso. Whitney, Britney, ci aiutate a vincere la gara di matematica? Secondo te, perché dovremmo farlo? Cioè, noi cosa ci guadagniamo? La soddisfazione di aver fatto qualcosa per la gloria della vostra scuola, per esempio. Sì, come no? Non so proprio come dirlo, ma siete tutte e due molto, molto... intelligenti. Davvero brillanti! Siete riuscite a risolvere le equazioni persino in meno tempo di noi. Stai parlando di quelle cose coi numeri sulla lavagna, vero? Sì, esatto. E tra di voi usavate un linguaggio un po' strano. Oh, è il modo in cui parliamo se vogliamo che la conversazione resti, cioè, assolutamente privata. Le vostre soluzioni delle equazioni erano sempre esatte. Voi siete dei veri geni. Ah, ritira subito l'insulto. Cosa possiamo fare per convincervi a entrare nella squadra? Beh, ci sarebbero due cosette. Prima cosa, devi smettere subito di chiamarci geni, perché qualcuno potrebbe sentirti. Questo è facile. E invece l'altra cosa? Convinci la professoressa a cancellare la nostra punizione. Ma è assurdo, non possiamo farlo. Siete voi che ci volete, cioè, trovate un modo. Va bene, è una promessa. D'accordo. È una promessa impegnativa. Riuscirai a mantenerla? Non ne ho idea, Yang Mi. Io non ne ho proprio idea. Ehi là, cuccioli miei! È l'ora del vostro spuntino pomeridiano! Mi
ricerca. Vai, vai, vai. Va bene, vado. Secondo la legge del nostro stato, le punizioni sono considerate dei provvedimenti molto crudeli. Di conseguenza, lei deve annullare la punizione delle Biscuit lasciandole partecipare alla gara di matematica. E con questo ho concluso. Primo, dovresti iscriverti alla gara di legge. Secondo, non credi che le gemelle fingano di essere brave in matematica per farmi cancellare la punizione? E terzo, scordatelo. Signora Mont, sono così sicura che siano dei geni in matematica che se per caso mi sbagliassi... Conterò io la punizione! Hai molto a cuore questa gara, non è vero, Blight? Sì. Sì, è così. Beh, hanno ancora 4 giorni di punizione a testa da scontare. Ma ci picchia, 8 giorni! Grazie, il tuo calcolo è giusto. Sì, accetto. Allora va bene. Le gemelle possono partecipare alla gara di matematica. Grazie, signora Mott. Di certo non se ne pentirà. Spero solo che non sia tu a pentirti. Whitney, tu sei una bugiarda fantastica. Sai, Britney, io sto ancora ridendo per quella sciocca di Blight. Buone notizie, ragazze! Punizione cancellata! Potete partecipare alla gara! Vi consegno le vostre magliette, compagne di squadra. Non ci sarebbe un altro modo per evitare la punizione senza dover partecipare alla gara? Cioè, come si chiama? No, abbiamo fatto un patto! Beh, noi almeno ci abbiamo provato, Whitney. Sì, cioè, ci abbiamo provato, Britney. Vediamo, se il 2 va per forza qui, vuol dire che questo 3 e questo 7 li ho messi nel posto sbagliato. Oh, mio caro Sudoku, io ti odio, però mi diverti così tanto. Scout è di nuovo all'attacco! Agenti speciali, correte a distrarla! Oh, non hai alcuna speranza di resistere alle arti marziali dell'agente magico. Perché non funziona mai? Ah! Non puoi resistere ai miei colpi di coda! Adesso ti fermerà la gente! Risata! Ah! È inutile che cerchi di sfuggirmi! Torna indietro! Ah! Questa volta non te la caverai! Non hai altra via di scampo! Ci picchia, imbarazzante. Sei riuscito a cavartela bene con quei dilettanti, ma con una professionista non hai possibilità. Io sono una diva. Guarda questa posa e quest'altra. Primo piano, di nuovo in posa. Il mio musino, io. Adorabile. Ehi, ma dove è andata? Almeno qualcosa la terrà occupata per un po'. Servono almeno 3 concorrenti per squadra e voi siete in 2. Non potete partecipare. Whitney, per fortuna ci sei. Ma dov'è Britney? La maglietta le ha
causato un'allergia perché di poliestere. E quindi ora le è venuta una specie di orticaria, cioè imbarazzante. Mi spiace, ma adesso dov'è? Britney si è rifugiata nel bagno e io sto cercando della crema adatta. Pensavo che tu ne avessi un po', non ne hai? No, che non ce l'ho! La gara di matematica sta per cominciare! Proprio adesso, te lo ricordi? Ah, la gara! Beh, cioè, ci vediamo. Oh, no, 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 basta una di voi due per non rinunciare alla gara, andiamo. Ma non se ne parla, cioè, non posso partecipare senza mia sorella. Molto bene, allora prova a far finta che noi due siamo sorelle. Va bene, ci proverò. Che cosa stiamo facendo? Avete ragione. Che bello, un altro piano. Prima o poi Scout riuscirà a spaventare la signora Twombly. È vero, ma io non ho altre idee. Ah, è la fine. Guardate. E va bene, ora ne ho abbastanza. Perché è tutto il giorno che voi mi state tra le zampe? Cerchiamo di salvare la signora Twombly, non vogliamo che la spaventi. Non riuscirai a far chiudere il Littlest Pet Shop. È così, dillo ai tuoi capi del più grande negozio di animali di sempre. Non ci riuscirai, devono scordarselo. Io non ho intenzione di spaventare la signora Twombly. Voglio solamente prendere il suo giornale. Non riesco a capire, ma cosa vuoi fare del giornale? Faccio strisce tutte le pagine. Ecco, è come un antistress per me. È una cosa rilassante. Ora che mi ci fai pensare, ti ho visto fare a pezzi dei fogli un paio di volte durante il giorno. Già, ma ti comportavi in modo strano. Eri talmente silenziosa e anche guardinga. E avevi un'aria circospetta. Sapete, io sono un gatto siamese. Avere un'aria circospetta è nella nostra natura. Che figura. Bene, ragazzi, abbiamo quasi finito. Ecco l'ultima equazione. È molto difficile. Certo, non ti arrangio mai. Oh, sono stanca, non ce la faccio più. Blight, oh no, un cortocircuito cerebrale. Il mio cervello è in ebollizione. Ah, adesso va meglio, grazie. Whitney, noi non riusciamo più a fare i calcoli. Finora non hai risolto un solo problema. E adesso ti devi dare da fare. Ve l'avevo detto che non avrei potuto partecipare senza Britney. Ma perché? Perché io leggo l'equazione, traduco le incognite in vestiti o bigiotterie, così Britney è in grado di capirla e poi riesce a risolverla. Oh, ecco perché andate malissimo nei compiti in classe. Voi dovete lavorare insieme. Esatto. Mancano soltanto 10 secondi. Ti prego, Whitney, solo tu puoi farcela. Ci proverò. 3 abitini neri fuori produzione ma in saldo in quel negozio vintage di Clermont. E 2 paia di zeppe con le fibbie glitterate in promozione. Compri uno, il secondo al 50%. Tempo scaduto! Qual è la risposta? Ovvio, no? Una giacca da sci con il bordo di finta pelliccia. Oh. Risposta assurda. Adesso voi, qual è il risultato? 3x più y al quadrato. La risposta è corretta. Congratulazioni, siete voi i vincitori della gara di matematica di oggi. Per fortuna questo incubo è finito. Ora devo fare shopping per rilassarmi. Non proverò mai più a fare qualcosa di intelligente. Mai più. Beh, signora Mont, sembra proprio che abbia fatto male affidarmi delle biscuit. Ci vediamo domattina per la punizione. Sì, verrò anch'io per la punizione. Non posso dimenticare che siamo una squadra. Grazie, Yang Mi, ma sono stata io a fare quell'accordo. E poi ne approfitterò per esercitarmi in matematica. Sapervi che cosa state facendo? Oh, Blight! Ti presento Scout. È stato un giorno un po' particolare. Eravamo convinti di qualcosa di totalmente sbagliato. Già, capisco quello che vuoi dire. Ah, sei qui, Blight. Ho finito di leggere il giornale. Se vuoi darlo ai cuccioli, sembra che si divertano davvero molto a strappare i fogli di carta. Signora Twombly, vedo che legge il contastorie. Non è divertente? Divertente? Certo, è un giornale umoristico. È pieno di notizie inventate. Proprio come questa. I servizi speciali usano animali come spie. Che notizia assurda! Oh, è vero!
che cosa buffa! Oh, 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 è proprio quello che avevo pensato io! Fa proprio ridere, non è vero, ragazzi? Davvero divertente! Molto! Ah, è così? Quindi pensavate che io fossi una spia? Beh, è un'idea veramente ridicola! Ma lo sapete, forse avevate ragione! Vi saluto, ragazzi! Ciao! Per adesso...